Grazie Presidente. Questa serie di interventi sembrano sintetizzarsi oggi col concetto della coperta troppo corta, nel senso che le opposizioni chiedono alla maggioranza, alla Giunta, di aggiungere dei capitoli di spesa e sembra che questa maggioranza, tirando la coperta, non vuole concedere questi spazi. Ma in realtà non è così, perché la coperta, come vi ha spiegato l'assessore Mazzillo in apertura di bilancio, la coperta non c'è. Cioè, noi siamo in una situazione in questa città per cui molti servizi, su molti servizi di base, dagli animali, che adesso il centrodestra insieme al centrosinistra ha riportato in discussione, passando per le scuole, gli impianti sportivi, i giovani, ecco, anche i servizi sociali. Molti di questi servizi, per molti di questi servizi non ci sono soldi. L'amministrazione ha fatto il massimo che poteva fare rispetto ai soldi disponibili. Però chiaramente tutte le cose che voi state chiedendo, su questo la maggioranza è molto sensibile. Io non vorrei che però adesso, ecco, ai giornali esce fuori i titoloni, il 5 Stelle boccia, questo e quell'altro, i servizi di base, le scuole e quant'altro. Quindi vi voglio fare una proposta, a voi del centrodestra, no? Visto che, ad esempio, anche in questi giorni sta uscendo fuori la questione su Parentopoli, proviamo a fare un conteggio di tutto quello che è stata la spesa di questa amministrazione per questa faccenda di Parentopoli, facciamo un conteggio e lo mettiamo a bilancio, poi prendiamo quello che è stato Mafia Capitale, tutti gli appalti in affidamento diretto a Buzzi e Carminati, e quindi coinvolge anche il centrosinistra, e anche quello. Portate un bel assegno e lo mettiamo a bilancio. Riguardo a tutte le opere che questa amministrazione sta pagando ogni anno 200 milioni all'anno di debiti per i contratti derivati fatti dalle amministrazioni, soprattutto Veltroni, anche lì fate, so che avete un congresso a breve, avete anche dei finanziamenti pubblici ai partiti, andate lì, prendete un assegno e lo portate qua e probabilmente tutte queste cose che voi state chiedendo le faremo tutti insieme, con molto piacere. Grazie.